Ciao a tutti, sono Elisa Vegliò, responsabile ASI Badminton Fano. Il badminton è uno sport di racchetta tra i più veloci, infatti il volano riesce a raggiungere circa i 400 km orari. In questo sport sono necessari coordinazione, concentrazione, equilibrio e agilità, non solo fisica ma anche mentale. Le specialità di gara che troviamo sono 5: singolo maschile e femminile, doppio maschile e femminile e doppio misto. Il badminton è adatto a tutti, bambini, ragazzi e adulti, ma in particolar modo ai bambini. Infatti loro quando vedono una partita di badminton si emozionano perché vedono il volano che sfreccia velocissimo e nel badminton cercare di prendere il volano prima che cade a terra e per loro è una piccola sfida che li sprona molto. Per chiunque vuol provare questo sport, il badminton, a settembre ripartiranno i corsi e abbiamo 2 prove gratuite a seguito della presentazione di un certificato di attività non agonistica e che darà poi il via all'inizio degli allenamenti. Per qualsiasi informazione potete visitare la nostra pagina Facebook ASI Badminton Fano oppure chiamarci al numero di segreteria 371-316-4508 e vi aspettiamo in palestra a settembre. Ciao, sono Andrea Mencarelli e sono l'istruttore di dodgeball. E il dodgeball è sarebbe la palla prigioniera moderna che consiste nel eliminare tutti i membri della squadra avversaria, in quanto bisogna dividersi in 2 squadre e cercare appunto di eliminare tutti i membri. Per eliminarli bisogna colpirli dal collo in giù, senza che gli altri possano prendere la palla al volo, perché se viene presa la palla al volo sei eliminato e si può liberare un componente della tua squadra. Il corso di dodgeball unisce ragazzi e bambini di tutte le età. In questo corso hanno l'opportunità di divertirsi, sfogarsi, puntiamo a sviluppare la parte coordinativa e soprattutto la parte dell'anticipazione motoria, la parte della coordinazione oculo-manuale. Invito tutti a venire a provare questo sport perché è un'opportunità per tutti i ragazzi per stare insieme, conoscersi, divertirsi. Ciao a tutti, io sono Jacopo Barattini e sono un educatore della Sportfly e del Giocasport. Il Giocasport è un'attività multidisciplinare sportiva per bambini dai 3 fino ai 10 anni che si svolge a Fano nelle palestre Montesi di Sant'Orso, Nuti e Venturini. Lo scopo del Giocasport è molto semplice, praticare, quindi far praticare ai bambini quasi tutti gli sport, o anzi tutti, da quelli più conosciuti nel territorio, che possono essere il rugby, il calcio, il basket, il frisbee, a quelli un po' meno conosciuti ma che comunque sono presenti sempre nel nostro territorio, che sono ad esempio il pentathlon, il dodgeball, il futsal e tanti altri che non nominiamo perché altrimenti la lista sarebbe veramente troppo lunga. L'attività del Giocasport è divisa per fasce di età, infatti il primo gruppo di bambini che prendiamo sono quelli dai 3 ai 6 anni ed è il gruppo della materna, poi c'è il gruppo dai 6 ai 10 anni che è il gruppo delle elementari. Con il primo gruppo l'attività è prettamente ludico-motoria, infatti i bambini della materna grazie al Giocasport impareranno a muoversi, impareranno a correre, a saltare, insomma affineranno tutti quelli che sono gli schemi motori di base. Schemi motori di base che sono importantissimi perché sono i primi movimenti che il bambino fa per approcciarsi al mondo, quindi per scoprire il mondo. E noi grazie allo studio dello sport, quindi grazie al Giocasport, glieli facciamo scoprire un po' tutti. La seconda fascia di età invece che andiamo a toccare è la fascia delle elementari, quindi bambini dai 6 ai 10 anni che fanno formazione sportiva. È sempre l'attività di Giocasport, però posta in maniera molto più agonistica. Non ci sono vinti, non ci sono vincitori, però la proposta e la metodologia è comunque improntata sull'agonismo.
La metodologia che utilizziamo all'interno del Gioca Sport è la stessa metodologia che utilizziamo anche nei centri estivi sportivi Jump. È in continuo aggiornamento ed è in continua crescita. È una metodologia basata sul problem solving, ovvero al bambino non vengono date delle soluzioni ma vengono posti dei problemi. E il bambino, tramite gli schemi motori di base e tutto il proprio bagaglio motorio, deve cercare di risolvere il problema che gli viene posto. E un'altra cosa su cui si caratterizza la nostra metodologia è il learn by doing, ovvero l'imparare facendo. Più prove e quindi più errori fa il bambino e più sarà poi in grado di scegliere il movimento giusto al posto giusto. Quindi, arrivando alle conclusioni finali, perché è importante il Gioca Sport? Crediamo che sia molto importante perché ormai, con i tempi che corrono oggi, i bambini non riescono più a uscire nei parchi e a giocare, ma sono sempre più sedentari dentro casa con cellulare e tablet. Noi cerchiamo in un'ora di attività di far riscoprire tutti quei movimenti che purtroppo oggigiorno vengono un po' a meno, e questo va chiaramente a discapito di tutte quelle generazioni future che verranno. Quindi noi cerchiamo di portare un po' di movimento e un po' di sano sport all'interno delle palestre. Le ultime informazioni che vi lascio sono le seguenti, e sono quelle per trovare tutti i nostri orari. Ci potete seguire sulla pagina Facebook SSD Sportfly oppure chiamando direttamente il numero 328 26 62 060, il numero della segreteria, oppure ci potete trovare direttamente in palestra sempre negli orari di segreteria, che sono presso la palestra Nuti il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19, oppure presso la palestra Venturini il giovedì dalle 16 alle 19 o il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno. Ciao, sono Filippo Vergoni, responsabile della SSD Sportfly, e oggi sono qui per parlarvi dei nostri corsi di fitness, che sono suddivisi su diverse discipline come lo yoga, la ginnastica posturale, la tonificazione, corpo libero, total body e la novità di quest'anno, che è il RegaFit. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il fitness è un benessere fisico, psicologico e sociale. Il fitness permette di potenziare alcune capacità condizionali come la resistenza e la forza, ma anche capacità coordinative come il ritmo, l'equilibrio. L'attività è divisa in quattro fasi. Quella iniziale è di warm-up, dove attraverso esercizi di riscaldamento prepariamo il nostro corpo alla parte centrale. Quella centrale, infatti, attraverso un lavoro aerobico i battiti cardiaci verranno alzati. Successivamente passiamo a una fase di tonificazione muscolare. E poi passiamo alla fase finale, quella di stretching, dove ristabiliremo i livelli normali di battiti cardiaci. Noi pensiamo che attraverso lavori mirati e tenendo conto delle caratteristiche, delle patologie di chi abbiamo di fronte, questi movimenti facciano bene a tutti.